Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta Italia amore mio. Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca. Pronto? Chi sei? Buonasera signora, sono Alfredo La Rocca, canale 5. In questo momento è in diretta in televisione. È uscito il suo numero nel quizzone rotante e quindi lei partecipa in questo momento al quiz in diretta in televisione. Facciamo un applauso alla signora. Come si chiama? Pronto? Signora, allora le spiego come funziona il gioco. Oggi il Montepremi è arrivato a 176.000 euro. Noi facciamo tre domande. Se lei risponde esattamente alle tre domande in questo momento su canale 5, se lei ha la televisione può vedere. Come? Pronto? Sì, pronto. Chi parla? Sono Alfredo La Rocca, signora. Buonasera, canale 5, il quizzone in diretta in questo momento in televisione. Stiamo facendo il gioco quiz. È uscito questo numero di telefono e quindi noi stiamo appunto parlando con lei, che è la signora. Pronto? Signora, non butti giù perché ci sono in palio 176.000 euro. Noi facciamo tre domande semplicissime. Se lei vince, esattamente li porta a casa. Quindi. Se adesso noi siamo in diretta in questo momento, a me dispiace poi buttare giù la linea telefonica, anche perché tra poco abbiamo il TG4 da collegare, quindi dobbiamo fare abbastanza in fretta. Se lei in questo momento è pronta, noi andiamo con le domande. Scusi un attimo che la interrompo. Mi dica. Attenzione, siamo in diretta in questo momento, c'è un problema tecnico, quindi attenzione. Allora, è pronta signora? Come si chiama lei? Maria. Signora Maria, attenzione, allora siamo pronti, facciamo un applauso. In quale zona d'Italia siamo arrivati questo pomeriggio? Dove siamo, signora? Di dov'è lei? Milano, bellissima città. Anche noi siamo qui a Cologno Monzese, siamo vicini. Allora, benissimo, non perdiamo tempo. Mi portano la busta con la prima domanda. Vai con la base domanda. Attenzione, parliamo di una città molto famosa nel mondo, che è Roma, che... si sa, è la capitale. Pronto? D'Italia. Benissimo. No, niente. Lei è signora Maria, allora? Sì. Maria. Signora Maria, benissimo, da Milano. Allora, attenzione, parliamo di Roma. Chi ha fondato Roma? Tre opzioni. Lei mi deve indovinare qual è quella esatta. Il primo è Giorgio Armani, Claudio Cecchetto, Romolo e Remo. Attenzione, a 10 secondi, via col tempo. Romo Remolo. Esatto, benissimo. Un applauso alla signora Maria, prima domanda esatta. Quindi ci siamo, ne mancano ancora due. Partiamo con la seconda domanda. Come si chiama, visto che lei è donna, parliamo di una parte delle donne che usano un equipaggiamento, diciamo. Come si chiama quell'apparecchio che utilizzano le donne di solito al mattino prima di andare a lavoro per fare le onde ai capelli? Attenzione, via col tempo, a 10 secondi. La piastra! Benissimo, sono veramente stupito, era anche una domanda molto semplice, devo dire. Di solito la terza è un po' più difficile. Attenzione. Allora, adesso il gioco consiste nel... se andiamo avanti... Mi scusi se la interrompo, io non ho tempo di giocare al telefono, devo andare a lavorare. Signora Maria, attenzione, perde 176.000 euro, c'è la terza domanda, signora. Siamo arrivati fino a qui. No, non mi interessa. Ma non può buttare giù. Signora, se lei... non mi interessa. Perde 176.000 euro. Signora, lei sta perdendo... I nostri programmi sono per oggi terminati. Riprenderanno domani alle ore 12 con TG1 Flash, alle 12.05 Pronto Raffaella, alle 13.30 il telegiornale, alle 14.05 Il Mondo dei Qualc. Signore e signori, abbiamo terminato, vi auguriamo buonanotte.